di brigantaggio, ad ognuno di noi viene subito in mente un'immagine di brigante ben precisa, con il cappello a pan di zucchero, la giacca di velluto e la fila parallela di bottoni luccicanti. Ma non sono solo questo. I briganti sono personaggi che hanno a che fare con le grandi storie d'Italia. Sono giovani spietati, ignoranti, coraggiosi, spesso feroci. Presentazione di Alessandro La Porta, 2001. Tu ferito una gamba, Garibaldi che comanda ciò che sono. Ripensa ai fichi d'India, della terra antica, le rocchi di palla in tua bandiera. Con la professoressa Marisa Patruno, assessora alla pubblica istruzione, cultura e sport del comune di Grottaglie. Siamo al liceo artistico Calò, iniziano i festeggiamenti per i 150 anni dell'Italia. Al di là del nozionismo e della retorica, una bella emozione vedere l'impegno di questi ragazzi nel celebrare questa ricorrenza. Grande impegno, mi pare anche senza nozionismo, fosse quello dei ragazzi che hanno organizzato una performance che era il punto di arrivo di un grande percorso culturale e didattico che hanno cominciato dall'inizio dell'anno scolastico. Un percorso che guarda l'Italia unita attraverso la storia dei padri, ma soprattutto mi è sembrato un bellissimo assemblaggio di pensieri di grandi scrittori, di grandi storici sull'unità d'Italia. Quindi un lavoro veramente per il quale complimentarsi con l'Istituto Statale. E ringraziamo i 10 alunni che hanno partecipato alle letture e alla coreografia. Di nessun difetto, loro restano sempre inosservati, è come se non facessero mai nulla. Senza di loro con Raffaele Bagnardi, sindaco di Grottaglie. Una bella emozione in qualità di primo cittadino, quindi per certi aspetti il papà di tutti questi ragazzi, vedere il calore con cui hanno celebrato questa data che a volte rischia di passare un po' inosservata. Sì, lo spirito è paterno ma non paternalistico, paterno perché questa occasione è fuori dalle celebrazioni formali, fuori da certi rituali, ma ha un profondo significato educativo. Noi abbiamo, d'intesa con la scuola, fatto impossessare, ma anche proprio fisicamente, i ragazzi di valori profondi, di valori non negoziabili, dei valori di quel risorgimento, di quei risorgimenti dei popoli che hanno portato poi tanto all'unità d'Italia come ad altre unità e ad altre pacificazioni.
no? Ma il percorso è stato veramente interessante, un percorso del non far imparare a memoria, ma quello di far capire, far comprendere fino in fondo che cosa vogliono dire valori come la libertà, come la giustizia, che sono fondamentali per quella che sarà poi la visione di adulti morali e di adulti politici, politici proprio nel senso di visione profonda di questi due grandi concetti. La scuola ha svolto una funzione fondamentale, la funzione didattica, la funzione formativa, e di questo io sono grato. Una bella serata, una serata piena di emozioni. E siamo nell'interno dell'esposizione dei lavori che hanno partecipato a questo concorso dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia con il dirigente scolastico del liceo statale artistico Calò, professor Luigi Pranzo. Allora, una bella emozione anche perché c'è stato un riscontro addirittura di fuori provincia, abbiamo sentito Ostuni, Salice Salentino, insomma siamo andati forse oltre le aspettative. C'è tanto interesse intorno a questi lavori. Oggigiorno il mondo va verso la creatività, non si può continuare a scimmiottare, a ridurre quello che fanno gli altri. I nostri alunni si cimentano anche in questa attività e per mettere fuori tutto se stessi, tutte le loro capacità creative. Hanno partecipato 14 scuole medie della provincia di Taranto e di Brindisi con ottimi risultati. I nostri alunni hanno rilevato quei bozzetti che gli alunni avevano prodotto nelle varie scuole medie e li hanno portati in ceramica, in grafica, in pittorica, nelle quattro sezioni che qui esistono, e con eccellenti risultati. Un dato emerge su tutti, nell'esprimersi, nell'esprimere le proprie emozioni in merito ai 150 anni dell'Unità d'Italia, c'è un denominatore comune, tutti quanti la vogliono unita. Infatti anche laddove è rappresentata ridotta a cocci c'è sempre un filo di lana di tre colori che la unisce e la rimette insieme. Noi speriamo che questi sentimenti espressi artisticamente esprimano anche lo stato d'animo dei giovani e dell'Italia intera. Ecco, ieri l'allestimento della mostra del presepe, oggi questo concorso, domani il pannello dedicato al quartiere delle ceramiche, quali altre iniziative sono in cantiere? Ne abbiamo fatto già due altre, una era la mostra delle icone brasiliane e per la fine d'anno teniamo le solite cose che si fanno per partecipare ai concorsi. Teniamo da partecipare al concorso a Chieti, a Lucca, e essenzialmente un concorso che si terrà a Milano. Quindi poi diamo anche una mano a chi soffre, a chi non sta bene, portando i nostri lavori e regalandoli per beneficenza. È una scuola che non passa il tempo ma lavora attivamente nelle ore di laboratorio, nelle altre ore si fa lezione perché ci sono le stesse materie che si studiano negli altri licei.